Benvenuti in questo nuovo video di Nova Service, io sono Gaudenzio, il tecnico Lucci, e oggi siamo, come vedete alle mie spalle, in una chiesa. Avete già visto un video molto tempo fa in una location simile, eravamo a Barengo, oggi siamo a Cavaglietto e siamo qui per il concerto d'organo Luminosa Armonia è il nome. Quindi qua c'è Matteo, che sarebbe il nostro organista di stasera, lo sapete già, era lo stesso dell'altra volta, e ora vi mostro qua a Cavaglietto cosa abbiamo allestito. Questa è la regia Luci, la mia personale. Là c'è l'organo e, a differenza del video scorso del concerto a Barengo, questo è un organo a canne dove la console è direttamente sull'organo, non è separata elettricamente. Quindi cosa abbiamo installato? Abbiamo messo qua ai lati, al lato destro e dal lato sinistro, due Fresnel della DTS da 1000 watt per illuminare organista e trombettista e il coro da un lato e dall'altro. Sono dei DTS 1000 watt alogeni collegati a un dimmer della DJ, eccolo qua. Poi abbiamo l'illuminazione architetturale fatta da dei par della DJ 6, 3 da un lato e 3 dal lato opposto, e da 4 teste mobili della Atomic, le ML10W. Le 4 teste mobili sono perché semplicemente non avevo più par disponibili da utilizzare, quindi le tengo fisse, puntate verso l'alto. Poi nella parte fondale abbiamo due barre LED della Starville, le 240-8 RGB. E sopra, adesso andiamo a vedere cosa c'è. Ah, prima di passare sopra, abbiamo anche una parte di audio per stasera, fatte dall'impianto dell'alto, due alto TX12, mi sembra, se non mi ricordo male, una a sinistra e una a destra, principalmente per mettere della musica di sottofondo all'inizio del concerto, alla fine, e anche per parlare col microfono. Infatti qua c'è il rack di Riccardo, che ha il suo Soundcraft WE16 e i microfoni della LD System. Ora saliamo che vediamo che attrezzatura luci c'è sopra. Eccoci sull'organo, qui abbiamo altre due barre della Starville, le 240-8 RGB, e 4 par della Extreme Sound, par cinesi, erano i primi che avevo a casa disponibili, da 5 canali, eccoli qua, che illuminano le canne dell'organo. E dall'altra parte c'è un'altra barra. Per portare il segnale di MX qui in alto e in basso abbiamo due rack con dei nodi di MX della Botex. Per chi ci segue su Instagram li ha già visti questi rack. Infatti qua abbiamo il rack più piccolo, il fratellino, con il nostro nodo della Botex collegato in LAN, e sotto ha uno splitter di MX a 8 canali della Showtech. In questo caso uso 4 canali per comodità, per avere segnale buono, tanto ne ho a disposizione 8, quindi potevo farlo tranquillamente, e ho collegato le due barre su due canali diversi e gli altri due par e gli altri 4 par a coppie, due su un canale e due sull'altro. Ora vi vado a mostrare l'altro, il fratello maggiore, con un altro split, nodo di MX della Botex, eccolo qua, sempre collegato in LAN, e tre splitter della Showtech, di cui in questo caso ne stiamo utilizzando solo uno al posto di tre, e stiamo utilizzando 5 canali, due per fare i due par di là e di qui par, testa mobile, e gli altri due collegati con questo adattatore da XLR a LAN, con 4 canali disponibili ma noi ne stiamo utilizzando solo due, attraversano con questo canale dall'altro lato, dove c'è l'altro adattatore da LAN a XLR, eccolo lì, dove come prima
un canale sono due par, l'altro canale sono l'altro par e le altre due teste mobili. Il quinto canale, che è collegato all'anello splitter, è semplicemente il cavo da un metro che va al dimmer DMX. Invece per la parte qua dietro, le due barre LED nel fondale della chiesa escono direttamente dalla regia luci. Questo cavo qua è collegato a nulla. Abbiamo il nostro router per collegarci con il tablet da slide. E qui abbiamo i due cavi LAN che vanno ai due nodi. Ora mi metto a finire di fare le programmazioni. Intanto è arrivato anche Riccardo. E ci vediamo più tardi. Eccoci, ho programmato tutto quello che c'era da programmare. Ormai è quasi l'orario d'inizio, sta cominciando ad arrivare la gente, il coro è già su, stanno facendo le ultime preparazioni e qua abbiamo le telecamere per il video. Ok, ci vediamo più tardi quando comincia l'introduzione e i primi brani. Thank you.
Spesso Schubert viene ricordato per la sua celeberrima Ave Maria, ma non possiamo dimenticare degli autentici gioielli musicali del romanticismo che ci ha lasciato. Uno di questi capolavori è la Serenata in Re minore, che tramite splendide melodie e un tocco di malinconia ci riporta nel romantico Ottocento. A interpretarlo saranno Matteo all'organo e Giulia alla tromba. Buon ascolto. Thank you.
sentire un brano per organo solo, una polchettina per fine messa di Giovanni Felici, organista e compositore italiano dell'Ottocento. Le sue composizioni di musica sacra restano l'icona di un periodo cancellato dalla riforma siciliana e sono considerate la perfetta rappresentazione del contesto sociale in cui lavorava. La musica organistica di Felici, nonostante il suo carattere ecclesiastico, è in linea con l'opera popolare italiana della metà dell'Ottocento. Buon ascolto.
microfono. Stai al suo. Chi non conosce la storia di Pinocchio? Chi non ha visto almeno una delle versioni cinematografiche proposte nel corso degli anni? Dal primo film degli anni 40 fino all'ultimo risalente allo scorso anno. Questa sera Matteo all'organo e Giulio alla tromba ci proporranno un arrangiamento di due temi presenti nella serie TV, Le avventure di Pinocchio del 1972. Il primo tema che ascolterete è In cerca di cibo, dalla cui musica trasuda letteralmente la condizione di povertà e miseria, mentre il secondo tema sarà la sigla della serie TV. Buon ascolto. Thank you.
aprire con la grande marcia in re maggiore, un brano di sua composizione che mette in luce la forza e la maestosità dell'organo con tutti i suoi timbri e i suoi registri. Buon ascolto.
celebra la nascita di Gesù. Tramite i suoni della nostra tromba e dolci melodie dell'organo, vi auguriamo un buon 2023. C'è il dono che fa la prima linea. Sicuramente ci saranno dei quiz, però prima di questi quiz che faranno piacere a tutti noi, un ringraziamento per questa bella serata che ci sono insieme, a chi ha pensato a questa serata. Andiamo nel passato, però dobbiamo innanzitutto dire grazie a chi ha costruito la chiesa, di oggi che con la loro collaborazione vocale, come corale, come strumentisti, come chi sta dietro le quinte, aiutano affinché questo ambiente, questo luogo, ma soprattutto la comunità sia sempre viva. Allora grazie e buon anno a tutti. Come bis vi proponiamo allora due brani, uno per tromba e organo e come secondo li ascolteremo Bianco Natale. Il primo è una simpatica canzone che ho imparato a fare bambini, con la sigla famosissima di un cartone altrettanto celebre. A suonarla sarà Matteo all'organo e Giulia alla tromba, ma dirvi il titolo sarebbe troppo scontato. Vi darò tre indizi. 1965, Mary Poppins, se lo dici volte avrai un successo. Thank you.
dovuto andare a fare la pipì. Savannah.